Occhio incappucciato. Ebbene sì, ci ritroviamo a parlare di questo argomento tanto, tanto richiesto. Oggi sono qua per aiutarvi a sciogliere tutti i nodi, di questa caratteristica di occhio e sono qua per farvi vedere come truccarlo. Partiamo subito con il video. Partiamo sempre dall'argomento madre che è appunto il contorno occhi, quindi la crema contorno occhi. Mi raccomando, non dimenticatela mai, mattina e sera dovete applicarla sempre. L'altro prodotto fondamentale per quanto riguarda appunto il trucco dell'occhio incappucciato è il primer. Non dimenticatelo mai, soprattutto voi che avete questa tipologia di occhio, perché il primer vi aiuta a rendere la vostra palpebra una tela liscia, una tela levigata e omogenea per poi quando dovete andare a truccarlo. Quindi, primo passaggio importante è il primer. Io uso questo di Unique che è favoloso perché è luminoso e in questa tipologia di occhio il gioco della luce è fondamentale, delle luci e delle ombre. Primo passaggio è assolutamente un primer, non un primer qualunque, un primer luminoso. Il primer va a levigare e a lisciare appunto la zona del contorno occhi. Portate il vostro primer anche nella base dell'occhio, quindi nella parte sottostante. Vi darà una grande mano per l'esecuzione del make-up. Ho già, come vedete, applicato una base. Oggi facciamo al contrario, quindi ho già applicato la base. La vado a stendere meglio, la vado a fissare bene. Il Radiant Lift, eccolo qua. A me sta piacendo molto in questo periodo. Lo sto utilizzando molto, mi piace. La colorazione che ho scelto di questo fondotinta è 55 Golden Natural, una bellissima, devo dire, colorazione. L'esigenza dell'occhio incappucciato è quello di essere il più possibile luminoso. Questo è fondamentale, non lo dimenticate mai. Ma attenzione, quando parliamo di azione illuminante, parliamo di primer, parliamo di eventualmente un correttore al posto del primer, se lo volete utilizzare proprio per andare a fissare gli ombretti, e parliamo invece come ombretti non troppo luminescenti, perlati, glitterati, scintillanti e lucenti, no, soprattutto per la palpebra mobile. Luminoso sì, ma un luminoso giusto. Gli ombretti ideali per questa tipologia di occhio sono sempre gli ombretti matte o leggermente shimmer. Che è questo? Perché tutti gli ombretti scintillanti, lucenti, brillanti, perlati e quant'altro vanno a mettere in risalto la piega che incappuccia l'occhio e quindi bisogna fare attenzione, mentre l'ombretto matte ha un compito di profondità, quindi aiuta ad ottenere una visione ottica diversa. Oggi, per effettuare questo make-up, ho scelto di utilizzare una palette di Benecos ed è questa palette dei grigi che sono bellissimi. Dei bellissimi colori, molto molto bella questa palette, perché secondo me questa è proprio la tipica paletta, anzi Benecos è proprio un'azienda che secondo il mio punto di vista per la tipologia di ombretti che fa è proprio adatta secondo me proprio per questa tipologia di occhio, non lo so, ha degli ombretti molto molto belli che si adattano benissimo per ad esempio un occhio incappucciato perché ho proprio provato la texture di questi ombretti e devo dire che sono fantastici. Poi
Potete iniziare subito o con una matita scura, quindi nera o marrone o grigia scura, come ve la trovate, oppure direttamente con un ombretto scuro. Io inizierei con una matita, giusto per farla più complicata, e poi piano piano sviluppiamo il trucco. Allora, mettetevi davanti al vostro specchio e per quanto riguarda la matita, la dovete proprio applicare nella parte esterna attaccatissima alle ciglia. Scegliete per questa tipologia una matita che scrive tanto, quindi dovete scegliere matite morbidissime. Queste di Victoria Beckham, ma Natasha Denona ce l'ha, che sono ancora meglio. Altrimenti c'è Dior che fa delle matite anch'esso molto morbide, oppure c'è anche la mia Unique che ha una punta, ad esempio, morbidissima per quanto riguarda le matite. Poi munitevi di un pennello molto piccolo e sfumate la matita verso l'esterno. Quindi il trucco per l'occhio incappucciato è verso l'esterno, ma verso anche il sopracciglio, quindi dovete fare in modo che il vostro trucco sia concentrato più verso, ecco, la fine del sopracciglio piuttosto che verso l'alto o magari in questo modo, quindi piuttosto che orizzontale. Quindi fate anche questa righina come se fosse un finto, diciamo così, eyeliner. E questa righina che fate, quest'ombra, facciamo conto che io ho l'occhio incappucciato, la dovete far salire e quindi dovete superare il vostro, la vostra palpebra, diciamo così, calante. Quindi dovete fare in modo che superi, che l'ombretto supera questa problematica. In questo modo io ho superato in un certo senso, vedete, l'incappucciamento e nonostante l'ho superato, vedete, è sempre bello, c'è sempre questa lineetta che ci aiuta. Adesso vi faccio vedere da quest'altro lato se ad esempio io non facessi questo, quindi che ne so, vado e trucco l'occhio in questo modo, così. Normalmente, quindi vediamo tutte e due le cose. Fatto questo, prendiamo subito gli ombretti, andiamo dal più chiaro e il più chiaro deve essere sempre appoggiato sulla palpebra perché la palpebra mobile dell'occhio incappucciato deve essere chiara, quindi deve avere un ombretto matte o leggermente satinato, ma chiaro. Questo è il giusto ombretto perché è un shimmer leggerissimo, chiaro e tonalità perfetta. Quindi lo andiamo ad applicare sulla palpebra in questo modo. È un bellissimo ombretto, molto bello. Qui andiamo a sfumare anche la matita con l'ombretto insieme, così tonalizza, fa vedere una parte più chiara e anche una specie di piccola riga di eyeliner. La parte chiara di questo tipologia di occhio va applicata anche qui, quindi nell'angolo interno, proprio perché deve ingrandire. Deve illuminare e ingrandire, quindi lo applichiamo anche qua. E questo ombretto si può fare perché è veramente un satinato leggerissimo, bello, che non segna, non dà fastidio, è veramente un colore stupendo. Sono dei colori stupendi. Questi grigi di Benecos io li ho sempre adorati, devo dire la verità. Quindi sfumiamo bene. Adesso dobbiamo scegliere quello, diciamo così, intermedio.
e con lo sfumino lo andiamo a prelevare. L'intermedio è questo, lo prelevo e dovete sapere che nell'occhio incappucciato dobbiamo creare una finta palpebra. Dobbiamo andare a correggere quella che c'è, che è troppo incappucciata e la dobbiamo andare a correggere. Come correggerla? Occhio aperto, sempre, davanti allo specchio, lo sfumino di punta, quindi abbiamo prelevato il colore e facciamo questo. Andiamo proprio a truccare la parte incappucciata, cioè la piega incappucciata. Guardate già l'occhio come si alza, a differenza di questo. Abbiamo dato un effetto ottico di apertura. Continuiamo prima ad occhio aperto sopra la vostra piega, poi chiudete l'occhio e andate dentro. Quindi truccate anche dentro. Quindi, se avete la piega, prendete e fate questo e truccate dentro. Ok. E poi mollate. In modo da rendere, no, lo sguardo più omogeneo. Anche quando fate così, lo sguardo sarà omogeneo, quindi la piega sarà omogenea. Quindi abbiamo creato un effetto ottico finto, cioè praticamente ho truccato, ho messo l'ombretto di transizione non dove dovrebbe stare e poi ve lo farò vedere qua, ma più su di dove dovrebbe stare perché devo andare a camuffare la mia piega, cioè la mia palpebra che va a chiudere l'altro occhio. E vado anche verso chiaramente l'esterno. Quindi faccio una sfumatura che mi aiuta a ingrandire l'occhio. Quindi vado verso l'esterno, sfumo sopra, sempre ripeto ad occhio aperto. Vedete? Già l'occhio sembra più aperto. Bene. Adesso vado a truccare da quest'altro lato il mio occhio normalmente. C'è la differenza, vedete? Qui abbiamo proprio creato una palpebra più ampia e una sfumatura più alta proprio per andarlo ad alzare. Qui è la classica mia sfumatura che io faccio sempre, proprio perché non ho, diciamo, questa problematica, quindi non devo andare a correggerlo, non devo alzarmi più di tanto. Quindi sviluppare verso l'alto e non sviluppare in questo modo. Adesso prendiamo l'ultimo che è quello più scuro e andiamo dove siamo state prima con la matita, quindi facciamo in modo di realizzare un'intensità solo vicino alle ciglia però, non andate oltre e poi riprendiamo l'angoletto per creare la famosa riga che ci deve aiutare. E poi sfumiamo verso l'interno. Facciamo la famosa riga di intensità. Amalgamiamo. L'occhio incappucciato poi dovrà utilizzare la tecnica del reverse eyeliner, quindi deve andare a lavorare bene anche sotto. Andiamo a fare questo eyeliner reverse perché va a, diciamo così,
unire la parte sopra dalla parte sotto. Mamma mia, come piove! E quindi seguiamo proprio la nostra linea dell'infracigliare sottostante. Guardate già l'occhio come si è aperto, totalmente diverso, no? Da come io potrei truccarmi, ad esempio, tutti i giorni, o da come io di solito faccio il mio trucco perché non ho questa particolarità di occhio, però giusto appunto vi faccio vedere la differenza di come si deve correggere un occhio incappucciato. Guardate già la grandezza e l'apertura dell'occhio. E questo è l'eyeliner inverse, reverse, che deve andarsi poi a collegare con quello che avete fatto sopra. L'altro passaggio è la matita burro all'interno, perché deve appunto creare un'apertura importante. Andiamo e applichiamo. La matita bianca all'interno e andiamo anche qui per creare ancora più luce. E qua è come se io la mettessi normalmente. Eyeliner. L'eyeliner, avete già il trucco fatto, quindi sarà molto semplice. Fate solo una codina. Ecco, e basta. Qui invece è come io lo applicherei normalmente, proprio diciamo per farvi vedere la differenza. Adesso andiamo ad applicare il mascara e poi parliamo delle sopracciglia. Il mascara sempre verso l'esterno, oppure in questo caso ciglia finte, che sarebbero perfette. Per quanto riguarda il mascara, non scegliete mascara volumizzanti con scovolini troppo cicciotti o quant'altro. Dovete scegliere dei mascara molto piccoli, cioè lo scovolino deve essere piccolo, deve lavorare sulla lunghezza, non sul volume. Io vi do anche, come avete visto in foto, mentre scorreva il video, vi facevo vedere alcuni prodotti utilizzabili, cioè prodotti che potrebbero veramente aiutarvi, ad esempio la matita, in questo caso la tipologia di mascara. E la tipologia di eyeliner, quindi vi ho anche un po' in video elencato le tipologie di prodotti che potete utilizzarvi e che possono aiutarvi a facilitare il trucco. Le sopracciglia in questa tipologia di occhio hanno un ruolo molto importante, devono essere ben definite e ben alzate perché deve accompagnare un po' l'apertura dell'occhio. Quindi, per quanto posso fare, io vado a correggere un po' quello che è l'angolo, soprattutto. Sto utilizzando una bellissima palette, questa ad esempio è di Avon, molto molto bella, che vi aiuta, sono delle polveri favolose. Altro segreto è quello anche di stendere un pochino di ombretto chiaro nella parte sottostante appunto dell'occhio. Questa leggera luce che creiamo qui aiuta moltissimo l'occhio incappucciato, e qui la vado a mettere normalmente. Ok, questo è il trucco, quindi la differenza, vedete, tra un trucco adatto per un occhio incappucciato e il classico trucco che io chiaramente faccio sempre, quindi c'è una grande differenza proprio
la tecnica per il trucco incappucciato è una tecnica che va ad ingrandire, ad allungare verso il sopracciglio, non troppo verso l'alto, ad ingrandire la palpebra, quindi una palpebra ingrandita. Finta, ma comunque ingrandita, con una palpebra fissa ricreata, perché alla fine questa è ricreata, questa invece è naturale. E quindi credo che le differenze si vedano, credo che questo sia utile per voi, quindi fatelo, provate, poi fatemi sapere. Spero che questo video vi piaccia, spero che vi possa essere utile. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e di mettere qualche like se volete. Io adesso vi lascio, vi mando un forte abbraccio e un bacio a tutte.